Ma mister Baroni, buongiorno. Buongiorno. Manca solo la rifinitura, però tutte le componenti al posto giusto, mentalità compresa. Sì, sì, stiamo bene. Abbiamo avuto una piccola defezione di Mammarella, ma che non si è allenato precauzionalmente. E per il resto stiamo tutti bene. E anche oggi abbiamo svolto un bel lavoro, con grande attenzione. Siamo molto fiduciosi. Mancherà Gatto, l'ha visto all'opera, un suo giudizio e al posto suo casomai chi impiegherà, si può sbottonarsi, cioè, già ci è abituati a essere ermetico. No, chi giocherà mai. Sapete che non lo dico mai, perché non bisogna mai regalare niente a nessuno. E ho visto Gatto, che ha fatto molto bene, ha fatto secondo me 60-70 minuti veramente importanti. Però ecco, niente, questo ragazzo deve solo crescere, migliorare, c'è tanto da lavorare per diventare un giocatore intanto utile e importantissimo per noi, e quindi è la cosa che ci interessa di più. Ma lei come vede questa cosa, questi ritiri, queste partite durante il campionato? Quindi che alla squadra viene un giocatore che può essere Gatto, un altro, ma anche altre squadre succede. Insomma, è una cosa, si parla tanto di regolare del campionato, ma a me non pare che sia una cosa che regola il campionato. Cioè, non è che quando gioca la nazionale A giocano pure le partite. Sì, sì, questa è una cosa assurda anche perché i club parlano delle prestazioni di questi ragazzi e diventa poi difficile pensare. Da una parte sei contento perché comunque non sei un tuo giocatore nell'Under 21, nell'Under 19, sicuramente fa capire che stai facendo un buon lavoro e che hai fatto anche delle buone scelte. Dall'altra c'è il fatto che poi nel lungo termine sono giocatori che stanno via tanto, perché Gatto è andato via 10 giorni, Nicolao è andato via e adesso sta rientrando con un problema al ginocchio. L'ultima convocazione di Nicolao ha preso un virus ed è stato fermo 15 giorni. Insomma, noi usciamo un po' con le ossa rotte da queste convocazioni. Questa è la realtà. Purtroppo non possiamo farci niente. Mister, lei i nomi non ne fa, ma noi le domande facciamo lo stesso. Sì. Non è che si potrebbe vedere un attacco con Falcinelli, Blasmati, Piccolo? Ma guarda, in questo momento stanno tutti bene. Manuel sta bene, Tiam è un ragazzo che a breve ci darà una mano importante. Devo ancora fare queste considerazioni, o meglio, ho in testa chi sono le possibili alternative, però c'è ancora domani e comunque so che chi andrà in campo darà il 100%, questa è la cosa più importante, perché nonostante questa settimana siano arrivati due nuovi ragazzi a darci una mano, però il gruppo è compatto, è unito, c'è un bello spirito di sacrificio, quindi è la cosa più importante. Quindi difficilmente vedremo all'opera i due nuovi arrivati, vi darà un po' di tempo? Sì, difficilmente, perché comunque chi ha giocato fino adesso ha fatto molto bene. È chiaro che uno dei motivi per cui io, sapete, ho fatto anche certe scelte, no? È che adesso ci troviamo di fronte a tre gare in 9 giorni quasi, no? Quindi questo vi fa capire quanto sia necessario avere delle forze fresche, delle energie da poter ricambiare, e come ho detto prima non vanno viste come scelte anche in funzione di questo, quindi delle risorse in più, dobbiamo un po' uscire dalla mentalità del fatto che chi va fuori, chi ha giocato meno bene, oppure no, ci sono molte delle situazioni tattiche, a volte situazioni appunto dovute anche a una gestione di energie che diventa fondamentale in un campionato come quello della Serie B.
A proposito di atteggiamento tattico, partirà col 4-3-3, che partita si aspetta? Una partita difficile, perché siamo in un campo dove c'è tanto pubblico, dove c'è una squadra che ha grande entusiasmo, ha vinto le prime due, si presenta alla terza partita in casa a cercare di fare bottino piano, ma noi siamo convinti. Io ho detto ai ragazzi che voglio una partita gagliarda, una partita coraggiosa, di personalità. Questo è l'obiettivo che ci siamo prefissati, poi vediamo cosa viene fuori di risultato. E dal punto di vista proprio tecnico, che cosa c'è da preoccuparsi di questa formazione del Cesena? È una formazione che ha giocatori importanti sugli esterni, D'Alessandro, un giocatore che chiaramente è velocissimo, ma più che altro è resistente alla velocità, è un giocatore che riesce a strappare, a sprintare per 90 minuti. Dall'altra parte hanno De Frelle, sempre un altro giocatore un po' più muscolare, però anche lui con gran gamba, insomma poi davanti gli attaccanti centrali, Succi, Rodriguez, insomma, c'hanno gran osso. In mezzo al campo, insomma, se la guardiamo nei nomi, nei titoli, come vi dico sempre, ma noi non abbiamo paura, abbiamo rispetto di una squadra che sicuramente vorrà far bene, vorrà, come ho detto prima, cercare di ottenere i tre punti, ma noi siamo molto convinti, siamo molto consapevoli più che altro, quindi faremo una partita attenta, una partita anche di vigore e di personalità. Visto che dice lei, anche per noi, anche nei giornali, spesso i titoli non rispecchiano quello che poi c'è scritto nel testo degli articoli. E queste prime due partite, in generale, su questo campionato di Serie B, a me personalmente è sembrato un po' meno, tecnicamente meno alto rispetto a quello dell'anno scorso. L'anno scorso si è andati, ci fossero giocatori più importanti, nel Verona, nel Sassuolo, nel Livorno. Lei che impressionava? Ma io guardo poco in casa degli altri, guardo molto in casa mia, cerco i nomi, ci sono perché basta vedere la regina, i calciatori che ha messo in campo, vedo che ogni allenatore non è mai contento di quello che ha. Io devo dire la verità, noi cerchiamo di fare un calcio di idee, al di là dei nomi, un calcio di equilibrio, di intensità, ma principalmente quello che ho detto prima, di idee, perché poi alla fine nel calcio conta quello. Poi se uno ha 200 partite in B o ne ha 10, non è detto che quello che ne ha 200 debba sempre per forza della mente. Ma Casarini, buongiorno. Benvenuto a Lanciano. Domanda di rito, come ti trovi, le prime impressioni di questo gruppo? Hai accettato la sfida comunque? No, le prime impressioni sono ottime, un gruppo pieno di ragazzi, di bravi ragazzi, quindi comunque ambientare il positivo, il primo impatto è stato molto bello e adesso vediamo in campo come andare. Hai la responsabilità di essere stato ritenuto il colpo di calciomercato nel finale del Lanciano, Casarini conteso, un vero e proprio tira e molla, perché Lanciano, se ci spieghi qualche dettaglio di questa trattativa, è relativamente facile. No, diciamo che ho avuto un primo passo positivo, anche perché comunque diciamo, il direttore mi voleva, lo sentivo spesso, è stata una gran voglia di riportarmi qua, lo stesso mister comunque l'ho sentito, e già questo per un calciatore fa differenza, nel senso andare in una società dove gli addetti lavori, gli altri ritengono comunque un giocatore non importante, però con un certo tipo di doti che possono aiutare la squadra, questo già ha aiutato la mia scelta, ecco. Quindi poi logico nel mercato, gli ultimi giorni sono molto intensi, molte cose escono gli ultimi giorni, comunque alla fine sono qui, sono contento di essere qui. Dalla Serie A a una squadra che si deve salvare in Serie B, dove trovare gli stimoli? Stimoli ci sono, anche perché io
e mi devo riscattare, nel senso che vengo da, due stagioni che non ho avuto continuità e, quindi mi serviva una, piazza, una squadra in cui rilanciare. Poi è logico che non sono venuto qui e, per la sicurezza di giocare, sempre, comunque posso non guadagnare, mi serve mettere in campo lui se, quando, dove vuole, e io sono a disposizione per, dare il massimo. Di sicuro non, per me non è un problema scendere di categoria, l'unica cosa è la scegliere dove andare, però la disponibilità c'è, la grande, anzi dovrò fare di più per, meritarmi poi di ritornare da dove sono venuto personalmente. Ora sei qui, però credo che c'erano stati un po' dei tentennamenti iniziali, non so se da parte tua non si era chiusa la trattativa ancora. Ma diciamo che il, primo contatto con il direttore l'ho avuto un po' di settimane fa, ecco, io ho voluto un attimo aspettare, col Bologna poi passare del tempo, poi giocava, quindi il direttore non si incontravano. Siamo arrivati all'ultima giornata con un, mio aspetto, un, una partita, un di qua, e quindi poi alla fine si è concluso, quindi siamo contenti, perlomeno io sono contento, non so, loro, poi se... Okay. Siamo... Senti, puoi scattare la classica fotografia di te stesso per presentarti così magari ai tifosi? Ma, io sono... di solito mi presento come un giocatore comunque che... mi rappresento come un da tutto in campo, nel senso che io non mi risparmio mai, poi che, faccia la, giocata, l'assist, oppure corro dietro a tutti tutta la partita, quello non è differente, non sono, diciamo che sono una classica mezzala che gli piace giocare sia palla a terra che poi classico inserimenti e via dicendo, ecco, non mi vedo più mezzala. Poi dopo ho fatto bene o male in Serie A, ho fatto tutto, da, terzino a mezza punta, l'esterno, ho fatto il mercato difensore centrale, l'attaccante, poi ho fatto tutto. Volevo chiedere al momento qual è la tua stato di, preparazione, cioè l'esterno come hai passato, pensando dove andare, trattativi in corso oppure sei allenato con chi, dove? No, io mi allenavo col Bologna, ho fatto tutto, tutto il ritiro col Bologna. E... di sicuro non ho i 90 minuti, no. Quello non ce li ho perché comunque a Bologna il mister puntava ad allenare maggiormente la rosa che doveva restare a Bologna, io ero un sicuro partente, quindi anche nell'amichevoli veniva utilizzato poco, soprattutto nell'ultima parte del, precampionato. E fisicamente sto bene, l'unica cosa non ho, i 90 minuti. Sei arrivato, quando sei arrivato qui a Reggiano? Sei arrivato martedì, sera. Quindi ancora presto, è una, prima impressione così, insomma, che ha avuto dei compagni della città, di tutto quello che hai visto, insomma. Ma della città andavo a fare il primo giro oggi, perché non ho ancora avuto tempo, sono dovuto fare mille cose e quindi della città non, so ancora niente, mi hanno detto comunque che è, grande città, è piccolina, però c'è tutto, è una bella città, si sta bene. E poi come ho detto prima, il primo impatto è stato positivo, anche sono tutti bravi ragazzi, sono, ottimi giocatori, quindi per, credo per chiunque sia stato facile inserirsi, ecco, non c'è stato nessun problema.